Bene, dichiaro chiusa la votazione. 296 favorevoli, 79 contrari, la Camera approva. Articolo 4, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Malisani. Qualcun altro? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 300 favorevoli, 77 contrari, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. La parola al Governo per il parere sull'1, Gregorio Fontana. Parere favorevole. Grazie. Quindi andiamo avanti. Sì. Passiamo al voto finale. La parola alla collega Fitzgerald Nissoli. Prego. Sì, grazie Presidente. Solo per annunciare il voto favorevole del mio gruppo parlamentare per chiedere di poter consegnare il testo. Sì, Grazie. autorizzata. Collega Simonetti. Grazie, Consegna per sé, se possibile. autorizzato. Rabbino. Presidente, mi scuso. Rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, di questo accordo sono da rilevare in particolare una serie di valori fondamentali che le parti riconoscono e si impegnano a rispettare: la salvaguardia dei diritti umani fondamentali, gli obiettivi internazionali di sviluppo, i valori della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Non si può non rilevare inoltre l'importanza del provvedimento che riguarda un paese, certamente lontano, ma che ha avuto un percorso storico travagliato e necessita quindi anche di accordi di questo tipo.